Buongiorno, sono Giuseppe Richebuono, lo chef del Vescovado di Noli. Oggi prepareremo una ricetta con le olive taggiasche e sapori dintorni Conad. La ricetta si chiama terra di olive taggiasche e carciofi. Gli ingredienti per questa ricetta sono ovviamente le olive taggiasche sapori dintorni Conad, un prodotto della mia terra, un prodotto eccezionale perché è molto dolce ed si sposa bene con l'abbinamento al vegetale e in questo caso con i carciofi. Dopodiché i carciofi, ovviamente, patate, limone, sale, pane nero e per finire delle foglioline di origano. Il primo procedimento sarà quello di tostare il pane nero. Cominciamo a tagliare alcune fette di pane nero. Per la precisione 4 fette sono più che sufficienti per la nostra ricetta. La andiamo a disporre il pane insieme a circa 100 g di olive taggiasche. Sto usando quelle denocciolate per praticità, faremo in modo più veloce. Queste sono conservate sott'olio. Il nome di questo prodotto deriva dall'oliva taggiasca, deriva dalla provenienza, ossia dalla città di Arma di Taggia, che si trova poco prima di Sanremo. Ecco qua, questo è il nostro, sono i nostri primi ingredienti. Li andiamo a mettere in forno a 100 gradi e li lasciamo diciamo essiccare per circa mezz'ora. Prendiamo un carciofo, una bowl con dell'acqua fredda ovviamente, il nostro limone. Per prima cosa tagliamo il limone a metà, in questo caso ne utilizziamo solamente una metà, è più che sufficiente. La ritagliamo in due, la spremiamo leggermente e mettiamo in acqua. Tutto questo per non far diventare nero il carciofo. Il limone è un ottimo antiossidante naturale. Ecco, vedete che sto utilizzando anche il gambo del carciofo. Lo vado a spellare. Togliamo la parte esterna che è molto fibrosa, rimane il cuore che invece è tenero e quindi è dolce e si presta bene per creare poi una crema di carciofi. Tagliamo a pezzi. Puliamo il nostro carciofo. Togliamo le foglie esterne che sono quelle più dure, finché non arriviamo a un punto in cui vedete che il colore comincia a cambiare, diventa più chiaro, quindi vuol dire che le foglie sono più tenere. Sbucciamo ancora un pochettino, questa parte fibrosa del gambo la togliamo, incidiamo in due, voilà. Questo è un carciofo molto tenero, molto fresco, quindi anche pochissimo scarto all'interno. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per creare la crema di carciofi, che sarà la base del nostro piatto. Tagliamo le patate in pezzettini più piccoli, in modo che la cottura avvenga in maniera più rapida e più veloce. Vedete che il carciofo aggiungendo del limone non cambia assolutamente colore. Qui alla nostra destra abbiamo la pentola che bolle con dell'acqua, dove abbiamo già aggiunto del sale, e andiamo a mettere i nostri carciofi e le patate a bollire semplicemente. Questa operazione durerà circa 10 minuti. Eccoci qua. Questi due carciofi che sono rimasti, queste due metà, li utilizzeremo dopo per completare la ricetta. Intanto che i nostri carciofi stanno cuocendo, nel mentre andiamo a recuperare la nostra teglia in forno. Ecco, qui abbiamo il pane nero tostato, come avevo detto, per circa mezz'ora a 100 gradi, le nostre olive disidratate. Prendiamo il pane,
lo tagliuzziamo, facciamo dei pezzi più piccoli. Come potete sentire è molto croccante, ma è l'effetto che volevamo ottenere. Andiamo a raccogliere anche le olive. Ecco qua. Questi due ingredienti sono pronti e frulliamo il pane nero tostato con le olive taggiasche. Rimettiamo in un contenitore. Nel frattempo i nostri carciofi sono cotti, quindi ci andiamo a preparare la crema di carciofi. Li scoliamo, prendiamo solamente gli ingredienti che sono le patate e i carciofi. Frullatore, importantissimo, olio extravergine di oliva taggiasche per emulsionare la crema. Quindi abbiamo un filo conduttore tra l'oliva taggiasca e l'olio, che provengono ovviamente dalla stessa pianta. Li mettiamo a filo come fosse una maionese l'olio. Eccoci qua. Ecco qua la nostra crema di carciofi. Prendiamo un mezzo carciofo che ci era rimasto precedentemente. Da questo mezzo carciofo lo tagliamo e ne ricaviamo 6 parti. Nella padella aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva taggiasca, leggermente. Facciamo scaldare l'olio. Ecco, l'olio inizia a soffriggere. Cominciamo a mettere i carciofi. Sono sufficienti pochi minuti per renderli croccanti, ma nello stesso tempo piacevoli al gusto. Aggiungiamo leggermente un po' di sale. Ci prepariamo un piatto di servizio con della carta assorbente, ne mettiamo 2 fogli. Ecco, dopo circa un minuto giriamo i carciofi e voilà. Vedete, un minuto per parte e i carciofi sono pronti, sono croccanti, rimangono ancora belli a vedersi. Adesso siamo veramente pronti per impiattare. Partiamo dalla crema di carciofi, che sarà la base del nostro piatto. Passiamo alla nostra terra di olive. E andiamo ad aggiungere i carciofi sopra. Terminiamo il piatto con delle foglioline di origano.
terra di olive taggiasche, sapore di dintorni Conad, crema di carciofi, carciofi appena spadellati e profumo di origano.